I feel like I'm losing my mind and I'm losing control, but you know that I love you. And I feel like I'm ready to leave and I'm ready to love, and you know that you want it. And I gave you my word and I show you my word, but you don't understand that I love you. If it mean that you're Chinese, it mean that you're not, and it mean that you hide it, you f***ed it, baby. Ci attende un match tutto da vivere, due squadre pronte a darci battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiate canale. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Pierluigi Pardo e Stefano Nava pronti per questa partita. Calcio B, protagonista con tutto il suo fascino sulle frequenze di EA Sports. Mi aspetto un match fantastico, Stefano. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Questo è lo schieramento iniziale dei padroni di casa. Optano per il 4-3-3 con due esterni di attacco defilati, pronti a sfruttare gli spazi creati dalla punta. Modulo interessante, spregiudicato quanto basta, dovrebbe regalarci parecchi gol e emozioni. O almeno è quello che ci si augura. Ecco l'11 della formazione ospite. Hanno scelto un 4-3-3 classico con due punte di movimento larghe e un riferimento centrale. Lo stesso modulo scelto dal tecnico avversario. Comincia così la partita. Pallone invitante. Attenzione perché è pericoloso. Possesso palla per gli avversari. Scognamiglio. Per l'arbitro non è fallo questo. Dopo forse avremo modo di rivedere. Cerca il traversone. Senza problemi qui il portiere. Barnier. La prima parte della stagione ci ha regalato una lotta al vertice che forse in pochi aspettavano la vigilia, con diverse squadre che possono dire la loro per il titolo. In effetti sono rimasto sorpreso anch'io, pensavo a una situazione già ben delineata a questo punto della stagione. Per una volta sono felice di essermi sbagliato. I campionati combattuti punto a punto fino all'ultima giornata sono sicuramente più avvincenti. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Ci sono metri a disposizione. Attenzione al centro. Niente da fare, gran recupero. Marin! Una palla gol nitida, sprecata per portarsi in vantaggio. Sarebbe stato importante trovare il gol dopo pochi minuti. Avrebbero potuto gestire meglio la partita, anche se è ancora troppo presto per fare calcoli. Si ferma l'azione, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. Si
Si sono rafforzati in attacco durante l'ultima sessione di mercato con l'acquisto di questo giocatore. Oggi è il giorno del debutto e ovviamente i riflettori sono tutti puntati su di lui. Esattamente, Pier. Sulla carta sono tutti ottimi giocatori, altrimenti non verrebbero acquistati. Una volta in campo, con tutti. Occhio al tiro, conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah, sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Erano un passo dal vantaggio, l'allenatore si dispera per l'occasione mancata. A metri per correre sulla corsia, palla messa dentro. Seredie. Occhio al contropiede. Possono sfruttare la ripartenza. Può ricevere una posizione interessante. Allontanano il pericolo. Del Grosso. Seredie. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Riconquista un pallone importante. A campo sulla fa. Si libera spazio. Ottima posizione. Respinta col corpo. Tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardaline. Ha fermato un'azione spettacolare. Palla per Roberto Carlos. Può colpire da lì. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Un tiro davvero inguardabile. Gaber. Palla consegnata agli avversari. Vediamo cosa inventa ora. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Si aprono spazi invitanti. Si trascina il pallone fuori, nonostante non ci fosse praticamente pressione. Avanza, palla al piede. La mette in mezzo con questo pallone. Ripartono in campo aperto. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. Possono passare in vantaggio. Palla ribattuta ma non è finita. Prova la conclusione. Portiere che risponde presente e salva la propria porta con un intervento di ordinaria amministrazione. Sicuro qui, eh? Molto bene. Non si è lasciato battere da questa conclusione. E arriva il cartellino giallo, giallo. Sì, aveva lasciato proseguire il gioco, ma non si è dimenticato del fallo. Dovevano sfruttare meglio questo corner, invece sarà rimesso dal fondo. C'è notizia ufficiale di mercato. Jordi Alba ha perfezionato il suo passaggio al Napoli, dal Barcellona. È sicuramente un buon giocatore che credo avrà un grosso impatto su questa squadra. Regalano palla agli avversari. Può avvicinarsi alla porta. Cerca il traversone. Non un granché qui l'intervento del difensore.
Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Ci sono metri a disposizione. Si andrà avanti a giocare per 3 minuti. Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione fino all'ultimo. Può ricevere una posizione interessante. Memushai. L'arbitro dice che può bastare 0-0 alla fine del primo tempo. Nel primo tempo non sono riusciti a concretizzare la loro netta superiorità. È vero, hanno sprecato molto, Pierluigi. Comincia ora il secondo tempo. Perdono palla banalmente. Palla molto interessante. Bravo qui a smarcarsi. Sereidie. Colpito il pallone dal difensore. Chance importante dalla bandierina per mettere la freccia e passare a condurre. La classe in mezzo a cercare la testa di un portiere, raccoglie il pallone senza problemi. Passaggio così così, questo. Gran palla, pallone invitante. Va di volo! E c'è la parata senza difficoltà per il portiere. È in buona posizione. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Cosa fa ora? Attenta qui la difesa. Portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà. Una sicurezza per tutta la difesa, la sua. Eh sì, Pier. Non può concedersi distrazioni o sono guai. Sta per arrivare il momento del cambio. La mette in mezzo. Facile la parata su questo colpo di testa. Conclusione troppo debole per creare problemi al portiere. Troppo facile. Palla consegnata agli avversari. Se continuano così, ovviamente nessun obiettivo sembra precluso. Sì, sono nelle posizioni alte e hanno i numeri per arrivare davanti a tutti. Occhio, cerca l'area di rigore. Alla palla del vantaggio. E qui il portiere è davvero super. La mette in area. Nulla di pericoloso. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Palla vagante. Comodo l'intervento del portiere sul tiro dalla distanza. Gaber. Prova a giocare sulle fasce. Attenzione perché è pericoloso. Buono il contrasto. Brutto passaggio e pallone regalato. Vediamo cosa inventa ora. A metri per andare. Palla ancora in gioco. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio.
Brava la conclusione. Un tiro pazzesco, nulla da fare per il portiere. Una botta tremenda. C'è stato il tocco del portiere, non abbastanza, evidentemente, per evitare il gol. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Matteo, bordocampo, quanto manca alla fine? 15 minuti ancora da vivere tutti di un fiato prima del 90esimo. Bene Matteo, per ora può bastare, grazie ovviamente, richiamaci se ci saranno novità. Varagna metri, provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Riconquista il pallone con un buon intervento. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Grande atmosfera adesso sugli spalti, momento chiave della gara per modificare le sorti del match. Risultato in bilico. Un eventuale gol adesso potrebbe rivelarsi decisivo, visto che manca ormai poco alla fine. Posizione ideale. Fa sua la palla con un intervento duro ma regolare. Ecco Roberto Carlos. Gran palla. È in buona posizione. Occhio alla conclusione. Straordinario intervento del portiere che salva porta e risultato. Hanno rischiato grosso qui, conclusione che sembrava destinata in fondo alla rete. Sbaglia tutto con questo calcio d'angolo, palla sul fondo. Questa rimessa dal fondo può essere uno degli ultimi episodi della gara. Matteo, quanti minuti ci separano alla fine del match? Andiamo a bordo campo. Sul cronometro mancano ancora 3 minuti al 90esimo. Grazie Matteo. Non può sbagliare. Sono andati a un passo dal gol. Il portiere ci ha messo una pezza con un intervento d'applauso. Ha tolto la palla dalla porta con un balzo felino. Oh, ma come ha fatto? L'allenatore non si dà pace per questo errore. Avrebbero potuto gestire meglio la partita con un altro gol di vantaggio. Palla verso il centro dell'area. Grande recupero in area. Prova da distanza siderale. Forse un po' sorpreso qui il portiere, Stefano. Ha calciato da distanza notevole. Era una botta davvero terrificante, credo l'abbia vista all'ultimo. In effetti non era comunque un intervento semplice, data la violenza del tiro. È un gol fantastico, praticamente ha tirato da casa sua. Ma questo è un gol pazzesco, Pierluigi. Gli hanno lasciato troppo spazio per tirare e lui li ha puniti. Con questo gol ha dimostrato di saper colpire anche da lontano un missile che il portiere non ha visto nemmeno partire. Tecnico che appare visibilmente rilassato a bordo campo ora. Risultato che non sembra al momento in discussione. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. L'arbitro fischia la fine. Chiaramente con un attacco così vincere diventa più facile.
e oggi hanno dato una prova di forza impressionante. Può davvero essere soddisfatto della sua partita, voti altissimi in pagella, senza dubbio. Ha trascinato al successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione di grande impatto. Conclusione di rara potenza, è mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Non è uscita. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Un tiro davvero inguardabile questo. Sereitie, colpito il pallone dal difensore. Chance importante della bandierina per mettere la fretta. Vediamo cosa fa ora. Portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà. Una sicurezza per tutta la difesa la sua. Eh sì, Pier. Non può concedersi di... E qui il portiere è davvero super. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Prova la conclusione. Un tiro pazzesco, nulla da fare per il portiere. Una botta tremenda. Non può sbagliare. Sono andati a un passo dal gol, il portiere ci ha messo una pezza con un intervento d'applausi. Ha tolto la palla. Prova da distanza siderale. Forse un po' sorpreso qui il portiere, Stefano. Ha calciato da distanza notevole, ma era una botta davvero terrificante, credo la... Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Prova la conclusione. Un tiro pazzesco, nulla da fare per il portiere. Una botta tremenda. Distanza siderale. Forse un po' sorpreso qui il portiere, Stefano. Ha calciato da distanza notevole, ma era una botta davvero terrificante, credo l'abbia vista all'ultimo. In effetti non era comunque un intervento semplice, data la violenza del tiro. La ringraziamo per aver accettato di parlare ai nostri microfoni. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande.